Buonasera, benvenuta di martedì a Stella Kyriakides, commissario dell'Unione Europea alla Salute. Grazie per aver accettato il nostro invito. Thank you for the grazie, invitation. Grazie per l'invito. Per me è un grande piacere essere qui con voi questa sera. Per noi è davvero un piacere, anche perché ci offre un punto di vista nuovo su cose molto importanti di cui discutiamo da tempo. Allora, partiamo con uno dei nostri cartelli, commissario. Commissario o commissaria, come vuole che la chiami? Qualsiasi modo vogliate, molti li chiamano Stella, ma commissaria va bene, o anche commissario, come volete. Allora andiamo su commissaria, che in Italia serve anche di declinare al femminile, può essere utile. Cartello 50, i numeri da inizio pandemia in Europa, oltre 12 milioni, quasi 300.000 decessi. Allora, lei ha la visione di come tutti gli Stati membri stanno affrontando questa drammatica pandemia. Quali strategie stanno funzionando di più, dottoressa, in quali paesi? Attualmente la situazione nella UE è molto fragile. Ci sono molte disparità fra Stati membri, molte differenze. L'elemento comune, tuttavia, è che il virus è ovunque, circola in tutte le nostre comunità. Molti paesi, tuttavia, stanno cominciando a vedere dei risultati a seguito delle misure severe che hanno attuato e quindi il numero di nuove infezioni stanno diminuendo. Gli ospedali non sono più sotto pressione come prima e questo ci incoraggia. L'Italia dal suo punto di vista sta raggiungendo risultati incoraggianti? Il governo italiano ha adottato misure per fermare la diffusione del coronavirus e noi stiamo cominciando a vedere i risultati. So che il lockdown è difficile, sono misure molto dure per le nostre cittadini, per le nostre economie e le società, ma i lockdown, le misure severe, si sono dimostrate efficaci nel fermare questa pandemia, fino al giorno in cui noi riusciremo ad avere un vaccino sicuro, efficace e quindi potremo adottare delle strategie di uscita. Senta, prima di parlare del vaccino, valutiamo il periodo di Natale. Si stanno pensando, ipotizzando degli allentamenti alle restrizioni sul fronte commerciale, ma qualcuno chiede anche di intervenire sulle vacanze sulla neve, sulla possibilità di riaprire i centri sciistici. Sul primo e sul secondo argomento lei cosa pensa? È troppo rischioso? Il 2020 è stato un anno diverso da tutti i punti di vista, il modo in cui noi lavoriamo, il modo in cui noi socializziamo, il modo in cui noi stiamo con le nostre famiglie, per cui questo Natale sarà un Natale diverso. Tutto è stato diverso del resto nel 2020, ma la priorità, come sin dall'inizio, è sempre stata di sostenere decisioni che possano tutelare la salute e salvare vite umane. E questo, io penso, debba essere sempre sottolineato. Dobbiamo continuare ad attuare le misure che proteggono i cittadini e la salute pubblica. Dobbiamo continuare a evitare gli spazi chiusi, evitare gli assembramenti, evitare di avere troppi contatti, dobbiamo portare le mascherine. Questo è l'unico modo con cui noi possiamo contenere questo virus. La priorità è stata ed è ancora per tutti gli Stati membri salvare vite umane. Questo è l'unico modo con cui noi potremo andare avanti. Nello specifico, commissaria, pensa che possa esserci un accordo sul fronte delle stazioni sciistiche a livello europeo? Le misure che sono state adottate dagli Stati membri sono misure nazionali. Quello che noi abbiamo fatto sin dall'inizio, lavorando a stretto contatto con gli Stati membri e anche a contatto con l'Italia e con il Ministro della Salute, noi abbiamo fornito orientamenti su ciò che gli Stati membri devono fare per controllare la pandemia. E queste raccomandazioni, questi orientamenti sono condivisi con tutti gli Stati membri e ciascuno Stato membro, sulla base della propria situazione epidemiologica, può decidere
come procedere. Questo è importante. È importante coordinarsi, è importante collaborare, perché non possiamo combattere il virus entro i nostri confini, perché i virus attraversano i confini. Dobbiamo collaborare, questo è un punto fondamentale. Commissaria, il vaccino, allora, quanti ne ha comprate l'Unione Europea? Come verranno distribuiti? È vero che alcune nazioni partiranno già da metà dicembre nel somministrarli. E l'Italia a che punto è? We have left no stone unturned. Non ci siamo risparmiati, non abbiamo lasciato nulla di intentato. L'unico modo per uscire dalla pandemia è trovare un vaccino, e la strategia europea per i vaccini negli ultimi 6 mesi ha comportato il fatto che abbiamo raggiunto 6 accordi con 6 vaccini potenziali che saranno disponibili per gli Stati membri, per tutti gli Stati membri, allo stesso momento, con la stessa tempistica. Questo è molto importante e questa mostra anche quanto sia importante la solidarietà nella UE. Lavorando insieme abbiamo un portafoglio di 6 vaccini e stiamo aspettando le autorizzazioni da parte dell'Agenzia del Farmaco Europea, in modo che possano essere valutati e, se tutto andrà bene, sarà concessa l'autorizzazione. Ma già a metà dicembre potrebbero partire? I don't like giving timelines. Non mi piace dare delle tempistiche o delle scadenze. Quello che devo dire è che ci siamo preparati e nel momento in cui chiederanno l'autorizzazione, l'Agenzia Medica del Farmaco, l'Agenzia Europea del Farmaco lavorerà per raggiungere una decisione, ma non posso dire se sarà a metà di dicembre o la fine di dicembre. Quello che io direi, e questo è un messaggio molto forte per tutti i cittadini dell'Unione, è che sebbene noi ci stiamo muovendo velocemente, come è necessario in una pandemia, noi non lo faremo a scapito della sicurezza. È estremamente importante per noi che i cittadini europei sappiano che una volta che un vaccino sarà autorizzato, ecco, esso deve rispettare tutti i criteri dell'Agenzia Europea del Farmaco, quindi non soltanto in termini di efficienza, ma anche in termini di sicurezza, perché questo aumenterà i vantaggi delle vaccinazioni per i cittadini europei. Non sono i vaccini che salvano la vita, è la vaccinazione che lo fa. Una volta che saremo vaccinati, commissaria, la vita tornerà a quella di prima? Penso che una volta che avremo un vaccino sicuro ed efficace, questo sarà un segno di speranza per moltissimi cittadini, per tutti noi. Abbiamo visto come le nostre vite sono state stravolte dall'oggi al domani negli ultimi 10 mesi. So quanto questo sia difficile e so che è una grandissima sfida per l'economia e per le imprese, ma chiedo ai cittadini di continuare ad esercitare pazienza, perché una volta trovato un vaccino noi non saremo in grado di interrompere e cambiare le misure dall'oggi al domani. Dovremo mantenere le misure per poter proteggere noi stessi, quelli che ci sono vicino, proteggere i più vulnerabili, fin tanto che una percentuale significativa della popolazione sarà vaccinata. E sì, a questo punto spererei di poter raggiungere un punto in cui saremo in grado di tornare alla vita di prima, ma per i prossimi mesi noi dobbiamo essere consapevoli che non c'è una bacchetta magica che farà sparire il problema dall'oggi al domani. I vaccini sono sicuramente la via praticabile per il futuro, ma dobbiamo essere pazienti nei prossimi mesi. E vorrei estendere i miei ringraziamenti, la mia gratitudine agli operatori sanitari, i dottori, le dottoresse, infermieri, infermiere, che in Italia sono state in prima linea con sacrifici terribili dall'inizio della pandemia. E vorrei anche esprimere gratitudine per tutti i cittadini che attraverso i propri sacrifici hanno mostrato come sono in grado di lavorare insieme in modo solidale per poter uscire dalla tragedia del Covid, perdendo il minor numero di vite possibili. Questo deve essere il nostro scopo. Senta, commissaria, ma a questo punto non sarebbe più utile renderlo obbligatorio il vaccino? But
Questo è una competenza degli Stati membri, la strategia per i vaccini. Si tratta di una decisione degli Stati membri, ma quello che posso dire è che la questione non è l'obbligatorietà. La questione non è avere delle leggi che obblighino i cittadini a vaccinarsi. Occorre essere chiari nella comunicazione, occorre essere trasparenti in modo da far comprendere ai cittadini che il vaccino è sicuro, il più sicuro possibile. E questo, la comunicazione, è l'unico modo con cui noi potremo convincere i cittadini. Penso che questa sia la strada che dobbiamo percorrere e stiamo lavorando a stretto contatto con gli Stati membri in termini di comunicazione, in modo che i cittadini possano sentirsi rassicurati una volta che il vaccino sarà disponibile. Ecco, saranno sicuramente fiduciosi e si vaccineranno. Grazie Stella Kyriakides, commissaria per l'Unione Europea alla Salute. Grazie davvero. Thank you so much. Grazie, grazie tantissime.